Radio Convento, per raccontarsi, per raccontare. E amici ascoltatori, siamo qui con delle ragazze che provengono da una regione sconosciuta, vero ragazze? Certo! Sì, Pisellandia! Ciao ragazzi! Viva Pisellandia! E signori, Pisellandia, provincia di Parma. Perfetto. Signori e signori, la voce che avete sentito è quella della sposa, giusto? Ma che sposa? Certo. La principessa? Di Pisello! Ha detto il, sul il. E le, queste chi sono? Hanno sentito, sono delle ascoltatrici accanite che vorrebbero venire anche loro a visitare il vostro territorio. Giustamente, sarà. C'è il prosciutto, c'è i capelletti, c'è il parmigiano, il salame di Felino. Di Felino, però. Di Felino. Ok, principessa, mi presenti il resto delle tue cortigiane qua? Ok, qua abbiamo la Zuli, che è la mia testimone. La Zuli, quella, la Zuli Zuli. Zuli che vada anche bene. La e bena. Poi abbiamo la Ceci, che si sposa il 31 agosto. Okay. E poi abbiamo l'altra mia damigella, la Marta. La Marta detta? Detta Marta. Ah, sempre Marta? No, Rotti, anche a volte Rotti perché è Rotelli, dico Rotti. Ah, Rotti, Rotti. La Rotti, perfetto, mi piace, mi piace. Sì. Ok, allora, che fai, sbandi? No. Hai preso una sbandata? Buonasera. Allora, questo territorio che insomma non c'era prima sulle cartine geografiche e adesso è sbucato fuori. Creato. L'avete creato voi? È l'isola che non c'è. È l'isola che non c'è. Sì. Con la principessa che non c'è, ecco. Esatto. Lei si è autoproclamata principessa, tra l'altro. No, mi hanno proclamato. Mi hanno proclamato. Diciamo che è 9 anni che lo cercavo, poi dopo 9 anni è arrivato. Che cosa? Il principe azzurro. Il principe azzurro. Da 9 anni ce l'ho, 2 anni di convivenza e adesso ci sposiamo. Ma che bello! Felicissime le cortigiane. Cos'è? Il mio Pippi, lo chiamo Pippi. Pippi, lui lo Pippi sa? Pippi Mici. Pippi sì. Mici? Mici, Micetti. E lui risponde al richiamo? Sì, non condivide tantissimo, però... Lo fa per voi. Ecco, non immaginavo che fosse tanto carico. Ah, quando l'ha chiamato Mici? No, Pippi. È andato Cesiso, è stato investito da un fiorino. Nel senso... No, è vero. Ma è una storia vera questa? Sì, è in ospedale. Ma vedo il dramma negli occhi di... Ah, ok. Ha solo una vertebra schiacciata. Ma sì, cosa vuoi che sia, no? Sì, sì, la sposa l'abbiamo portata via perché ci sembrava un momento troppo pesante. Quindi. Infatti vedo che non riesce, non sapeva come sopportare questo... Sì, questo sì. La vedo distrutta, affranta proprio una cosa. Il tuo Mici, il mio Mici. Micetti. Non pare, però la era. Era molto. E giustamente voi l'avete portata al convento come terapia, giusto? Esatto. Per distrarsi da tutte le tristezze, le cose brutte della vita reale. Ecco. Esatto. Infatti questo è un luogo fantastico, meraviglioso, esatto, magico. Dove... Sembra esattamente l'isola che non c'è, che in realtà era Pisellandia, però in realtà è questa l'isola che non c'è. Questo è il distaccamento, facciamo. Esatto, hai capito? Proprio una cosa che distacca proprio dalla realtà. Dalla realtà totale, esatto. Vi immergete in questo mondo fantastico del convento, vi dimenticate di tutto. Esatto. Poi da lunedì si ritorna. Si ritorna alla vita normale, tu vai a trovare il tuo micetto. Ecco, a fare la disperata, cioè un po' più triste. Medicina d'urgenza. Col fiorino. Mici, ti amo. Ulla, ma che momenti, che radio sensibilità totale. Sì. Tanto la Ceci è rimasta in fermo immagine, non si è più mossa. Da quando le avete messo le cuffie è rimasta... Che fanno? Quello. Attenzione, pericolosissime. Ci sono delle fan, se vogliono venire a Pisellandia anche... Ragazzi, da quando avete iniziato a parlare di Pisellandia... Tutti adorano Pisellandia. Tutte le donne continuano a bussare da tutte le parti. Vogliamo dire una cosa, c'è la gente che voleva fare una dedica al suo ma che marito. Mi piace la spontaneità della Ceci, Mi è piaciuta proprio l'insistenza anche lei della Ceci. Ma che dici? No. Non è romantica. Si vede che non è romantica? No, per niente.
A lei una proprio che va subito al sodo? Io pensavo che lo volessi fare. Mi piace. Dai, fallo tu. Fatelo. Comunque ho delle testimonie, una testimone, una delle damigelle bellissime. Sei grippata la lingua. Sono bellissime, simpaticissime, tra l'altro siete un gruppo veramente fantastico. Posso chiederti di salutare Musmi e di dirgli Forza Roma. Salutiamo tutti il Musmi, famosissimo. Chi non conosce il Musmi? Sì. Cos'è? Un derivato del muesli? Cos'è? Aspetta, attenzione, vuole dire qualcosa? Forza Viola by Pio. Ecco, la sta leggendo o gli è arrivata la telefonata da casa per dirlo? Sembrava preparata. No. Il Piova. Chi non conosce il Piova? Ma scusate un attimo, maschi abitano a Pisellandia o ci siete solo voi? No, ci sono noi. Anche se abbiamo tanti amici che vogliono entrare a Pisellandia. Vorrebbero, ma non ci entrano mai. Ah no, è un territorio, è un territorio incontaminato. Ecco, only donne, e loro tentano gli assalti, i confini, come sono? Ci sono delle barriere architettoniche. Comunque donne, vi auguro un principe azzurro come il mio. Ecco. Ma stai telefonando? No. Cosa fai con le cuffie? Così ti piace, così no, a te? Sì. Molto. No, rispondendo alla domanda, ci provano a entrare perché vogliono stare con noi, però non ce la fanno. Non c'è verso. No. Territorio blindato. È troppo blindato, esatto. Solo i veri principi azzurri riescono a entrare a Pisellandia. Bravo. Sì, questa è la leggenda del vostro territorio, e la principessa ha deciso così, giusto? Esattamente. E il principe azzurro deve avere 3 requisiti. Sentiamoli. Bello, bravo, buono e benestante. Erano 3. Erano 4. Adesso ne ho dati 4. Bello, bravo, buono e benestante. Io ne ho trovati 3 e mi va bene così. Bello, bravo e buono. È mancato il benestante, purtroppo. Vabbè, fa lo stesso. Ecco, anche se però di qualità lui... Ha qualcos'altro. Ha qualcos'altro. E poi fa il controllo qualità di mestiere. Colpo di scena, incredibile. Chi l'avrebbe mai detto, ragazzi? Sì. Che storia! Quindi devi essere, per entrare a Pisellandia, bello, bravo, buono. E se c'è anche il benestante, va benissimo. Sì, però deve superare anche delle prove. Tipo? No, non se ne fa. Ceci, tipo, che prove? Che prove? Le amiche devono essere d'accordo. Ah, giusto. Perché si riunisce il gran consiglio delle amiche? Oltre le amiche. In generale, noi dobbiamo anche prima di accettare se vanno bene. Quindi sono domande. Allora, la prima prova è il salto del fossato con l'asta. Ecco, dove l'asta, ecco, ricordiamo. Salto con lungo, sicuramente. Salto con lungo. Salto con giavellotte. Sempre giavellotto, ecco, ricordiamo. Sono tutti così metafore, ecco, salto che. Salto nel cerchio di fuoco. Siamo in radio, non ci vedono. Abbiamo la Dori, abbiamo la Lanfra, la Sassi e la Lisa. Perfetto, quella che si sta spogliando, chi è? Aspetta, quella lì che fa così con la maglietta. È la Dori! La Dori, quella! C'è scritto sulla maglietta, aiutatemi ragazze. Le principesse se hanno il castello, ma noi vogliamo il pisello! Fantastico! Mi sono spaventato. Quella sta soffocando, aspetta che gli apro un po' di aria un attimo, perché i racconti della nostra sposa ti stanno devastando, immagino. È sotto shock, come si chiama lei? La testimone è Giulia, è sotto shock. La Giuli? Con la C? Alla Zu? Con la Z? Zuli, la Zuli, la Zuli, la Zuli, la Zuli. Perché voi avete questo accento così. No, però devo dire, a tutte do un nomignolo. Che a Pisellandia, sì? Se non sono matti, non li vogliamo. Esatto. Fantastiche. Infatti stanno giungendo anche le magliette che arrivano da Pisa. Tra l'altro c'è scritto, io ho guardato la mia maglietta, che casualmente ho scritto se non sono matti non li vogliamo. Ho guardato l'etichetta, c'è scritto Made in Pisellandia. Incredibile queste coincidenze. Va bene ragazze, abbiamo passato quasi 10 minuti fantastici, ecco. Ecco, la Ceci si è salvata dalla dedica, ecco. L'altra amica ha preso in mano lo scettro del potere perché vuole salire lei al potere, ecco. Sì, prossima è lei. Ci sarà un colpo di stato, ci sarà un colpo di stato a Pisellandia. Sì. È ovvio, quando mi sposo poi dopo devo passare devi passare lo scettro, lo passerai alla? Alla Ceci, perché si sposa il 31 agosto e poi la Ceci lo dovrà passare. E lo passerà alla? Alla Zuli. Alla Zuli. Ci speriamo. Sì, insomma, la Dori, alla... Alla Ambra, la Sassi. La Dori magari. Forse la Sassi. Va bene.
alla Sassi. Speriamo alla Sassi. Tanto ci guardano minacciose. Ma io la chiamo Sabri. Perfetto, mi piace che tutte queste cose che uno deve riuscire a capire chi chiami perché non si capisce. Sempre però perché chiamarla col nome giusto che almeno si dice. Ma no, facciamo certo. Facciamo questi rebus per capire chi sto chiamando. Che si chiamerà anche Capellons. Capellons? C'è Capellons. Con una P sola o con due P? No, con una P. Ah, con una Capellons. Ok, yeah. Perché Capellons suona male se poi vengo a Pisellandia, ecco, yeah. Magari divento il nuovo re di Pisellandia. È giusto. Va bene, allora, per tutti gli amici che vogliono andare in vacanza quest'estate a Pisellandia. C'è un sacco di mare. C'è il mare a Pisellandia, anche. Sì, in provincia di Parma, noto mare. C'è da mangiare, se volete venire c'è da mangiare, sicuro. Quello sicuro, quello è sicuro, è poco ma sicuro, ecco. Esatto. Perfetto, lì. Ci mangia la gnocca, c'è tanta gnocca, la gnocca fritta. No, quello c'è, la gnocca fritta, però c'è a Reggio. A Reggio, ah, quindi dall'altra parte, quindi niente, non è fuori dal territorio di Pisellandia. No, noi abbiamo la torta fritta. La torta fritta di Pisellandia. Esatto. Che forma ha? No, no, non ha una forma. Rettangolare. Ah, ecco, temevo il... Va bene, ok. Allora, salutiamo le simpaticissime ragazze. Ciao, ricordiamo i vostri nomi? Ciao. Marta. Che chiedi l'aiuto del pubblico? E Giada. E Giada, la nostra principessa. Sì, ciao. Ciao a tutti.